Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi come promesso vi mostro come ho realizzato il mio make-up per il matrimonio, fai da te sostanzialmente, quindi vi mostro tutti i prodotti che ho utilizzato e come li ho utilizzati. Non sono riuscita a ricreare l'acconciatura del matrimonio per ovvie ragioni. Ho tagliato nuovamente i capelli e mi stanno già facendo impazzire perché non mi piace come stanno. Se non li metto proprio super in piega, ma vabbè, sorvoliamo. Quindi adesso vi mostro come mi sono truccata per il matrimonio e niente, cominciamo subito. Allora, primo step, ho utilizzato come primer questo di Fenty Beauty, l'originale Pro Filter Instant Retouch Primer, che è un primer levigante per la pelle, cremoso, che aiuta a opacizzare un pochino le zone del viso dove ne avevo bisogno. E a prolungare appunto la tenuta della base. Come vi ho detto, per quanto riguarda la base vera e propria, non volevo utilizzare un fondotinta iper mega coprente, perché non volevo quell'effetto cerone troppo appunto pastoso. Pertanto, dopo aver fatto una prova un po' a caso, ho deciso di utilizzare questa combo di Luminous Silk di Armani unito al Maestro Glow sempre di Armani, che sono due prodotti che conosco e amo tantissimo, in particolare il Maestro Glow, perché è quel prodotto che miscelo con tutti i fondotinta di cui magari non sono particolarmente convinta e non so perché sarà forse la componente oleosa al suo interno, ma fa sì che si fondano tutti benissimo con la pelle. Mentre il Luminous Silk è un fondotinta già famoso di per sé per trucchi da sposa e quindi ero sicura di andare abbastanza tranquilla con questa combinazione. Miscelo il tutto sul dorso della mano e poi applico, stratificando ovviamente dove ne ho un pochino più bisogno. Come potete vedere, il finish non è ipercoprente, è piuttosto naturale, è un effetto similpelle. Però uniforma benissimo l'incarnato, il tono tra l'altro penso di averlo azzeccato abbastanza bene perché come miscela non è né troppo chiaro, ma al contempo neanche, cioè l'ho scaldato un pochino il tono del fondotinta con il Maestro Glow e mi è piaciuto molto e tra l'altro in foto rende benissimo. Vi consiglio vivamente di concentrarvi molto sull'applicazione proprio della base, perché alla fine, secondo me, è quella che può migliorare o peggiorare la resa finale appunto delle foto. Quindi assicuratevi di scegliere un fondotinta che si adatti sia a livello di colore che di finish, di tenuta alle vostre esigenze. E poi appunto sfumate il tutto bene in modo che non si vedano stacchi né altro. Adesso non sto a toccare le orecchie o altro perché appunto non ne ho necessità, però quel giorno mi sono assicurata appunto che non si vedessero stacchi anche tra orecchie, collo, eccetera. Come correttore poi ho usato il Pro Longwear di MAC, che comunque ha una buona tenuta, ha una buona resa, lo conosco piuttosto bene e mi fido. E sapete che io tendenzialmente il correttore lo applico soltanto sulla zona delle occhiaie perché non mi piace l'effetto del correttore nell'arco delle ore sul resto del viso. Certamente se avete bisogno da qualche parte di coprire un brufolo, rossori o di scrumie varie, portate il correttore dove ne avete bisogno, ecco. Questo è un ottimo correttore, preferisco lavorarlo in strati abbastanza sottili per non farlo addensare troppo e piazzandolo dove effettivamente ne ho bisogno. Però ha una buonissima tenuta. Ne metto leggermente un po' anche ai lati del naso perché è dove mi arrosso un pochino più facilmente. Quindi questa è la resa appunto della base, mi soddisfa appieno, anche perché continua a mantenere un aspetto piuttosto naturale, piuttosto satinato, fresh. Poi vado a prendere un po' dell'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury e ne applico un po' nel perimetro esterno del viso per illuminare appunto lo zigomo. L'ho sempre detto che questo sarebbe stato il mio illuminante da sposa e così è stato. Anche se quel giorno mi sono sentita abbastanza temeraria e al di sopra vi ho applicato anche un po' di illuminante in polvere
ma ci stava tutto sommato. E poi come cipria ho utilizzato la Peach Perfect di Too Faced, qua ho la versione piccolina ed è sempre stata consigliata come cipria per chi ha la pelle mista e tende a lucidarsi abbastanza perché leviga molto bene la pelle, ma al contempo vi tiene anche opache per parecchio tempo e mi sono trovata molto bene, devo dire. E mi sono concentrata in particolare nella zona appunto delle occhiaie, cioè dove ho applicato il correttore, e ai lati del naso, dove di solito mi lucido prima. Secondo me tra questa e quella di Laura Mercier di cui vi ho parlato nel video appunto dei preferiti andate sul sicuro. Sono ciprie molto sottili, molto adatte a questo tipo di eventi, anche alle fotografie, e sono una certezza in più. Dopo portatevi comunque sempre una cipria da ritocco in borsetta o affidatela a qualcuno che nell'arco della giornata sicuramente un ritocchino sarebbe necessario. Ok, finita la base sono andata a prendere di Hourglass un po' di questa polvere che uso da contouring, ma molto molto leggero. Purtroppo non è più disponibile, quindi adesso ve la faccio vedere, però chiaramente se avete un'alternativa va bene uguale. Io ho usato questa perché mi piace molto per il tono e per la sfumabilità e la sottigliezza proprio della texture. Però se vi trovate bene con un'altra terra da contouring va bene uguale e oltretutto non è neanche necessario. Io l'ho utilizzata soltanto per definire un pochino di più i perimetri del viso e la parte dello zigomo, ma ci si può lavorare bene anche semplicemente con la terra. E poi una cosa che ho fatto per tutto il tempo del make-up è stato prendere un pennellone e sfumare man mano i vari prodotti tra loro perché non si vedessero appunto degli stacchi netti. Devo dirvi che per il trucco sposo ho utilizzato meno prodotti e meno prodotto di quanto non faccia di solito nel quotidiano, perché appunto avevo paura che un po' con la luce diretta del sole, un po' appunto in fotografia e con angolature diverse da quello che posso percepire appunto con una telecamera frontale, si vedessero cose che magari poi sarebbero risultate brutte, tipo ho evitato in realtà quel giorno di definire il sottomento, e ho fatto bene secondo me, perché tante foto in cui ridevo si sarebbe visto proprio il bordo marrone, quindi evitate di fare cose strane, limitatevi al minimo indispensabile secondo me. Come terra ho preso questa di I Heart Makeup, la Bronze and Glow, e ho utilizzato questa terra che ha un bel colore neutro, quindi non è particolarmente calda né fredda, è abbastanza chiara e stratificabile. E questa appunto l'ho utilizzata per scaldare un pochino il viso. Mi piace tanto il tono di questa terra, chissà se ce l'hanno anche in cialda singola, perché mi piace anche l'illuminante in questa palette, però la terra è pazzesca. Comunque non per tutto secondo me bisogna spendere un'eresia per quanto riguarda il make-up da cerimonia. Io preferisco investire un po' di più per quanto riguarda il fondotinta, la cipria, il correttore, eccetera. Più che altro perché sono prodotti, non so, mi dà più sicurezza utilizzare prodotti di classe un po' più elevata, mentre la terra, se trovate una bella texture, un bel colore, secondo me siete a posto e non è necessario spendere tanto perciò. Fatta anche la terra, come illuminante ho preso un pochino da questa palette di Smashbox che è la Spotlight Palette Pearl e ho preso un mix di questi primi due colori con un pennellino non troppo preciso, mischiato proprio così, sbattuto bene, e l'ho concentrato sulla parte più alta dello zigomo, proprio qua. E questa è una bellissima palette secondo me da sposa, perché ha una texture bellissima e anche l'effetto non è affatto glitterato, molto intenso, ma comunque non so, secondo me è proprio una bella texture per illuminanti da sposa. Chiaramente andateci piano con l'illuminante perché sennò in foto vi funge da catarifrangente praticamente. Ok,
Poi sono passata al blush. Come blush ho utilizzato un po' di Like Me Love Me di MAC, che è un color pesca però satinato, semi opaco, e questo l'ho applicato nella parte più esterna, quindi qua in fondo vicino all'orecchio. E invece nella parte più vicina al naso ho preso New Romance, che di sicuro non poteva mancare come blush, che è molto più luminoso, e di questo ne ho applicato giusto un po' più al centro, anche perché ha un colore leggermente più rosato, più luminoso, e quindi dà un pochino più di, come si può dire, è più giovanile, è più fresco. Poi, come primer sulle palpebre, ho preso il Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot di MAC, che è il mio primer di fiducia, e il Soft Ochre ha un sottotono un pochino più giallo rispetto al Paint Relic che ho usato per tanto tempo, quindi questo si adatta un pochino di più al mio tono di pelle. E se vi ricordate, prima ho portato il correttore, il Pro Longwear, anche sulla palpebra, quindi ho praticamente sotto il correttore e sopra ci applico il paint pot, così ho un doppio strato di primer praticamente. Per le sopracciglia ho utilizzato questa di Wet n Wild, il retractable, come si chiama? Retractable Brow Pencil, che è questa qua triangolare. Riguardando le foto mi sono un po' pentita di aver portato la matita fino qua davanti, quando invece avrei potuto fermarmi diciamo soltanto alla coda, quindi adesso la tiro soltanto qua in fondo, però al matrimonio la riempio anche qua sotto, però sarei stata un pochino più leggera col senno di poi. Poi avevo fissato il tutto con un gel colorato, invece adesso uso questo di Catrice, che è trasparente. Per gli occhi non ci ho creduto neanche io, ma ho utilizzato questa palette di Nabla, che è la Poison Garden, che tra tutte è forse la mia meno utilizzata, meno preferita, però contiene dei toni che secondo me si prestano perfettamente per un trucco sposa, tra cui Narrative, che è il mio colore di transizione perfetto, Fabric, che ha un colore pazzesco, luminoso sulla palpebra, Canvas, Adagio, insomma, adesso vi mostro come mi sono truccata quel giorno. Allora, innanzitutto vado a prendere Narrative, che è appunto questo marroncino neutro relativamente chiaro da piega. Non ho fatto nulla di troppo esagerato, volevo semplicemente un trucco un pochino più carico del mio solito, ovviamente, però qualcosa con cui non mi sentissi a disagio e che non fosse troppo, troppo intenso. Quindi ho comunque puntato su dei colori abbastanza neutri, però su un trucco un pochino più definito. Poi vado con un pennello leggermente più piccolo in Ghibli, che invece è della Secret Palette, sempre di Nabla. In pratica Nabla mi ha fornito il make-up da matrimonio e questo lo vado a piazzare nella parte più esterna dell'occhio per definire un pochino meglio l'angolo esterno. Poi vado a prendere un po' di Adagio, che è il marrone scuro qua in alto, facendo abbastanza attenzione. E anche questo lo focalizzo nella parte più esterna dell'occhio, creando una specie di V. Prima di continuare ad intensificare, vado a prendere Fabric, che appunto è questo tono meraviglioso, luminosissimo, e questo lo applico al centro della palpebra. È veramente un bellissimo colore. Come vedete non ho fatto cut crease né niente, non volevo nulla di troppo definito perché non sarebbe il mio stile e si vedrebbe subito che non sono io. E poi dopo aver fatto questo step riprendo Adagio, il marrone scuro, e con questo posso risistemare un pochino l'intensità dell'angolo esterno. Poi vado a prendere della Secret Palette I Promise, che è questo colore luminoso.
e con un pennellino piccolo questo lo vado a posizionare nell'angolo interno dell'occhio come punto luce. Non ricordo se l'ho messo anche sotto il sopracciglio, non me lo ricordo proprio, però mi ricordo di aver usato di Shiseido uno degli Aura Dew nel numero 3 e questo qua, che tra l'altro mi si è distaccato dal fondo, questo qua l'ho preso con il polpastrello e l'ho tamponato al centro della palpebra per dargli quel che di riflessato in più. È un tocco veramente minimo, però aggiunge qualche brillantino molto elegante, molto discreto. Ok, riprendo di nuovo un pochino di adagio, il marrone scuro, e questo lo prendo con un pennellino piatto e piccolino e lo porto a mo' di eyeliner sfumato all'attaccatura delle ciglia per definire un pochino di più appunto la linea ciliare. Non ho fatto eyeliner perché non è nel mio genere, nel mio stile. Però una cosina del genere vi permette di definire un pochino di più il trucco. E poi invece parto da Narrative, che era quello chiaro, il marroncino per la piega, e lo porto sotto e poi lo scurisco quanto mi garba. Poi vado a prendere Canvas, che è questo color panna opaco. E con un po' di questo pulisco un pochino i bordi del trucco e ne applico un pochino anche sotto il sopracciglio al posto di un colore luminoso, che forse è meglio. Ok, più o meno questa è la struttura del Makeup Occhi. Come mascara, quel giorno ho usato il Paradise Ecstatic di L'Oreal nella versione waterproof, ma siccome oggi non ho bisogno di un mascara waterproof, vado ad utilizzare il Mour Mascara di We Makeup, che ha una resa bellissima e regge comunque tanto. Quindi applico il mascara e ci rivediamo tra un attimo. Ok, questo è il mascara applicato, non l'ho messo sulle ciglia inferiori perché preferisco così, penso che apra un pochino di più lo sguardo, lo renda un pochino più accattivante se applicato solo su quelle superiori. Comunque questo è l'effetto del make-up occhi terminato, mi piace molto, molto raffinato secondo me. Poi invece per finire andiamo ad applicare i prodotti labbra e vi ho detto che ho utilizzato la matita numero 35 di Puro Bio, la mia solita. E al di sopra della matita ho semplicemente applicato questo matitone di Honest Beauty nel colore Blossom, che è una specie di, non vorrei dire burro labbra colorato, un rossetto morbido, un po' luminoso, sotto forma di matitone. E la cosa positiva è che questo, anche consumandosi, comunque essendo di un colore abbastanza simile alle mie labbra, non si vedeva molto appunto il consumo del prodotto. Poi ho fissato il tutto con l'All Nighter di Urban Decay, che non uso adesso perché in realtà tra non molto dovrà struccarmi per andare in piscina, quindi non ho necessità di fissare il make-up a oltranza. Comunque questo è stato il mio make-up, il mio trucco sposa. Spero che vi piaccia, è venuto abbastanza bene in foto, non mi lamento. Ha tenuto il giusto, chiaramente avendo pianto, avendo sudato, avendo abbracciato, baciato gente, non è potuto restare fisso, per tante ore, appunto, cioè è durato benissimo fino a sera, mi sono dovuta struccare, era tutto ancora al suo posto, chiaramente un po' il fondotinta si è consumato, avevo due strisce di lacrimotti sulle guance, ma per il resto sono veramente molto soddisfatta, ecco, i prodotti mi sono piaciuti, sono contenta di aver calcato un pochino sugli occhi perché comunque è un matrimonio che è cominciato nel pomeriggio e inoltrato, cioè è andato fino a sera inoltrata, fino a notte. E quindi sì, insomma, spero che vi sia piaciuto vedere i prodotti che ho utilizzato e vedere come li ho utilizzati. Spero che vi possa essere d'aiuto nel caso in cui abbiate bisogno di qualche spunto per il vostro matrimonio, per un'occasione particolare. Sono tutti prodotti che adoro, di cui mi fido, che vi ho già mostrato in un miliardo di situazioni diverse, quindi
Assolutamente, ve li straconsiglio tutti dal primo all'ultimo. E niente, questo è quanto per il video di oggi. Spero tanto che vi sia piaciuto. Lasciate un pollice all'insù se vi è appunto piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video da parte mia. E noi invece ci vediamo nel prossimo video. Ciao!